Sono 162 miglia per Macerata, il serbatoio è pieno, abbiamo un mezzo pacchetto di sigarette e portiamo tutti e due gli occhiali da sole. Andiamo. Che è questa? Questa che? Quest'auto, cosa cavolo significa? Dov'è la Cadillac? La Cadi, dov'è la Cadi? La Cadillac che usavamo una volta, al Subbuteo Mobile! L'ho scambiata. L'hai scambiata per questa? No, per una RAV263. Tu l'hai scambiata per una RAV263? Cara ragazze, guardate, siamo a Perugia, vi rendete conto? No, questo è il fontanone o altro. Voi pensate, mi ha voluto portare qua, è un momento romantico. A proposito, Anna, volevo dirti, mi ha messo due volte la mano sulla coscia, la testa che davo una testata, però è vero. Cri, perdonami, sto resistendo, però mi tenta. Ma la notte è lunga. Mi fa fare anche gli incidenti questo. Cosa si fa bene sul Buteo? Tra 200 metri prendi lo svincolo E45 per Perugia, Assisi, Foligno. Come per Perugia? Prendi lo svincolo E45, poi entra in E45. E45. Grandi. Signor giù, quante siete? Boia. Oh. Ciao, grande. Ma poi entrate, no? Dovete tirare una parte all'altra. Ciao. Ciao, ci siamo forse già visti però. Sì, ma ci piace. Siamo giusto di tre persone. Sì, una sosta culinaria avete fatto. Dai, raga.
portare in vantaggio il Southampton. Il tiro finisce alto, ma noi lo sapremo quasi un minuto più tardi. Scusi, se la interrompo. Prego. Volevo sapere da lei se lei ha detto che la tecnologia ha anche avvicinato, però secondo me un po' in forma virtuale c'è questo avvicinamento sociale. Anzi, forse è proprio un po' il paradosso della tecnologia, che sì, sul contatto virtuale c'è un grosso avvicinamento, un bambino può giocare anche con un bambino che vive in un'altra parte del mondo, però manca il contatto diretto, cioè fatto di anche a livello fisico. Come no? È chiaro che possiamo fare anche della retorica su questo, sì, però non vedevo tutta questa positività nello sviluppo della tecnologia, nell'attività ludica, soprattutto dei bambini, che hanno perso completamente il rapporto uno a uno o di gruppo, anche di litigio, di confronto, che magari, ecco, il subbuglio in questo caso che ci riguarda, perché è il nostro gioco di cui parliamo, invece ci consentiva. Quindi grande amicizia, grande unione, ma anche litigi, a volte sono volati anche degli schiaffi dai ragazzi per questo gioco. Quindi sì, volevo solo fare questa, se reputa che sia corretta questa valutazione, no, lei che le studia queste cose. Allora, io... Sì. E ora va di Asano. Lezione, ok, vai. Mi fate ridere, quando c'avevo 21 anni, sì che c'era da preoccuparsi, adesso che ce ne ho 61, siete dei cagacazzo da... Ma noi siamo dei cagacazzo? Cominciamo, sì, lo siamo. Fortemente. Gialla? Ma qui c'è tutto, c'è dei cavalletti della Madonna, c'è lì, ma quando... se gioca con la gialla è fatta, dai. Il 6, il 7.
siamo visti. Ah, a Bidorchiano siamo visti. No, sta divertendo, guarda. Sì, sì. Del sindaco Sandro Paccaroli, sarò molto breve perché voi scalpitate e giustamente non avete nulla di giocare. E anche io sono stato un appassionato, ieri mi è piaciuto molto con Morgan, con Fabrizio, e ringrazio, scusate, vi chiedo un applauso per Leonardo, perché non solo ma la sua passione, il suo entusiasmo oggi li ha portati tutti qui, senza il suo entusiasmo e tutti i suoi solari. Questo non sarebbe possibile. Concludo quindi dicendo, anch'io sono stato un appassionato di Subbuto per 6 o 7 anni, da circa 9 anni fino a 15, e quindi davvero la capacità di questo non si può chiamare sport, anche se addirittura ieri Morgan, tu hai detto giustamente, non può essere considerato sport, a livello di concentrazione, di preparazione, di riflessi, di strategia, un po' anche come gli scacchi sono considerati uno sport, dove lì non fa la differenza fisica. Potresti perdere una partita con un bambino di 13 anni o con una persona di 102 o con uno che pesa 400 kg, come in questo caso. Allo stesso tempo, questo sport ha il potere di immedesimazione. Cioè io mi ricordo, ieri abbiamo dimenticato di dire una cosa secondo me importantissima, mi ricordo che a 9 anni quando giocavo contro l'avversario del piano di sotto, con l'amico di scuola che veniva, perché io avevo la tavola, no? Che mi aveva fatto il falegname con i bordi, e io ogni azione mi facevo anche l'auto e esultavo, non so se poi lo fare. Quindi quel potere straordinario di farci sognare e di immedesimazione, e senza il sogno, senza l'immedesimazione e senza la passione, come diceva ieri Leonardo, forse non vale neanche la pena vivere. Quindi siamo tutti bambinoni, io sono fiero di essere un bambinone, perché la dimensione del sogno, della passione, dobbiamo portarcela dietro fino alla fine dei nostri giorni, che ci dà questo anche un senso di vita. Quindi benvenuti a Macerata, vi invito anche ad andare a vedere la città se avete tempo, perché non l'ha vista. Oggi c'è anche la festa della città, al giardino c'è street food, musica, eccetera. Di nuovo benvenuti, buon divertimento e grazie di essere qui. Sei in onda? Sei in onda? Sei in onda? Allora, appoggia. Va così, due giorni particolari. Allora, siamo qui a Macerata con il presidente degli Old Lions Macerata, l'immarcescibile Leonardo D'Amico. Allora, raccontaci un attimo questi due giorni. Due giorni è cominciata ieri con un convegno. Siamo tutti Peter Pan, c'erano bei ospiti, c'era la neuropsichiatra infantile, la dottoressa Maddalena Duca, dell'ospedale provinciale di Macerata, c'era Morgan Croce, attuale campione del mondo di Subbuto, anche mio amico, e c'era Fabrizio Ghilardi, l'autore del libro Wembley in una stanza, che vi invito ad acquistarlo. Naturalmente noi vendiamo il 50% su ogni libro, forza normale, 7 ore e mezzo su ogni cosa, 15 euro, 7 ore e mezza. Quindi niente, ieri sera c'è stata una bellissima cena con gli Assadores, ragazzi argentini che fanno questo tipo di lavoro, e c'è anche la loro macelleria, e anche loro prendiamo la domanda percentuale. Già, ti fermo subito, già durante la cena ci sono stati due momenti molto toccanti. Sì, bellissimo, sì. Abbiamo regalato due quadri con cornice bianco, rosso e blu, colori degli Old Lions, a due personaggi molto importanti per noi Old Lions. Uno è Morgan Croce,
e l'altro è il grandissimo Ciro Battipaglia. Quindi c'era una targa con scritto soci onorari a vita per gli Old Lions Macerata 1° giugno 2024. Dopodiché hai salutato la compagnia, il sottoscritto è ospite a casa di Leonardo. È successo di tutto dopo, sì, di tutto, cose si possono... Hanno detto andiamo a dormire, siamo stanchissimi. Io ho visto un attimo un movimento strano sulla Subbuteo Room, che è la stanza del Subbuteo a casa mia, dove dorme il grande Marco Bai. Ho visto un attimo delle valigette che si aprivano, cioè anziché dei letti che si scoprivano, ho visto delle valigette che si aprivano e li ho lasciati soli, ma suppongo sia successo qualcosa. Sì, è successo solamente qualcosa a livello subbuteistico, cioè che Marco Bai ci ha insegnato a me, a Joe Condor, un po' di cose, purtroppo. Comunque. Poi niente, stamattina ci siamo visti qui al Pala Virtus, che è una splendida, veramente splendida location qui a Macerata, e abbiamo messo 12 campi e siamo in totale 30 giocatori, quindi 24 giocatori contemporaneamente giocando. Da tutta Italia? Da una parte più lontano da Lecce e poi dall'altra parte da Torino, quindi avevamo Torino, Genova, Roma, Perugia, Pescara, Chieti, da Giulianova, un po' da tutta Italia, Foligno, bellissimo, bellissimo, cioè è stato veramente il torneo di tutti in onore di Maurizio Cavallaro, indimenticabile giocatore di Old Lions Macerata, scomparso aprile del 2022. Ma volevo mettere in chiaro una cosa, questo è il torneo di tutti, ma organizzato da tutti gli Old Lions, naturalmente grazie a Massimo Fedeli. Io ho detto una cosa... Io che c'entro, scusa. No, anche tu fai parte dell'organizzazione. E No, mettiamo... Comunque in questo momento sta intervistando, quindi non è che uno... Ma l'organizzazione bisogna dare a Cesare quel che... Perfetto. Una cosa importante, e tutti hanno contribuito. Anche chi ha portato, ha dato le spille, chi ha fatto i caffè, chi ha messo a posto i campi, come dico sempre, in ogni squadra tutti sono importanti, dal più bravo che fa i gol al quello meno bravo che si dà da fare per arbitrare e per dar modo di prendere fiato ai giocatori più bravi che giocheranno dopo. Allora, torneo molto amichevole, sì. Tant'è vero non ci sono gli arbitraggi. Non c'è stato un problema. Ho visto un 1-1 fra Morgan Croce e Quattrini. Ma sì, dai. Veramente. Quattrini ha fatto un gol. Bisogna intervistare Quattrini, sì, allora. L'ho visto in diretta, perché è stato, io penso che sono 25-30 anni che non facevano un'uscita a vuoto con il portierino. È vero, si è sbagliato. Comunque dopo, vabbè, rimesso a posto il portiere e tutto, e poi è stato un gol una carambola, però è finita 1-1 abbracci solo, e poi comunque alla fine so che Morgan è arrivato primo sul girone, vabbè, ma ovviamente. Senza nessun problema, perché i primi adesso giocheranno contro i primi, i secondi con i secondi, i terzi con i terzi, quindi che vuol dire che alla fine tutti giocheranno le stesse partite. Allora, però ritorniamo al discorso, al concetto del torneo amichevole in memoria di Maurizio Cavallaro. Tra l'altro devo dire, sorvoliamo soltanto su questa cosa, loro mi hanno veramente onorato di un premio di cui ringrazierò. Bellissimo. Però però è lo stesso premio, credo che... Sì, verrà dato il primo e il secondo. Eccolo qua, questo è quello mio. Questo però... è il suo, perché viola, motivo c'è. Certo. È normale, lo diciamo. No. Ok. Questo è il logo del trofeo 3XL che c'è ogni anno, questa è la seconda edizione, ok, ma la cosa importante è che ci sarà il premio per il primo e il secondo, naturalmente i quadri ancora più grossi, ma non c'è scritto primo classificato e secondo classificato. Poi ci sarà un ultimissimo premio per una persona, non si dice, se no tutti fanno a gara a essere ultimi, quindi noi ci ricordiamo di tutti. Ma perché è importante questo premio? E innanzitutto questo qui è stato dipinto dai ragazzi e ragazze, bambini e bambine del Volo della Libellula, che è un'associazione di Falconara fatta di ragazzi e ragazze diversamente abili che loro dipingono. Cioè loro, insomma, diciamo che più del 50% del tempo è dipingere quadri, magliette, borse, eccetera, eccetera.
volo a livello di Falconara. E quindi qui ci sono tutti i nomi. Questo io sono, vi dico, sono bellissimo, orgogliosissimo, cosa, e mi ha commosso. Cioè, questa non è mi commuovo una, ancora. Non è una coppa che uno la compra, no, e quindi la trovi in centro e cambia solamente la targhetta. Questo è un pezzo unico, è come la Gioconda. Questo è un pezzo unico. Grazie ragazzi di Volo a Libellula, seguiteli su tutti Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, che sono veramente. Altra cosa, mettete like, naturalmente poi c'è le dichiarazioni, sì, dei redditi, eccetera. Fateci un pensiero se non sapete a chi darlo. Naturalmente le possibilità di darlo sono tantissime, sì, e sono tutte assolutamente valide. Però tenete presente anche, sì, questi ragazzi, perché è un'associazione, bellissimo, molto importante. Sì, anche veramente, sì, veramente. E fanno tante attività, ma anche canore, anche attività ludiche. E veramente gente formidabile. E grazie anche naturalmente ai loro genitori. Scusate, eccolo qua. E qui ci sono i nomi dei ragazzi che hanno dipinto il pezzo di riso. Perché abbiamo, a proposito, l'organizzazione, sono arrivati, è incontenibile. Sono arrivati tutti quanti e c'erano per tutti, c'erano dolci, c'erano caffè, acqua, di tutto di più. Questo era un, diciamo, una colazione di benvenuto. A pranzo c'era riso, risotto naturalmente, e insalata di riso, e acqua per tutti, caffè, eccetera, eccetera. Qui è veramente a Macerata, io siano stati trattati da re, con i guanti, con i guanti bianchi, bianchissimi, spero che immacolati, spero, credo di sì. Allora, io l'ho disturbato col piatto in mano, e quindi esatto. Quindi, esatto. Quindi a questo punto ti chiedo scusa due volte, eccetera. Ti ringrazio, noi continuiamo, intervisteremo qualcun altro e poi riprenderemo una partita. E grazie, tutto. Grazie. Abbiamo finito, ragazzi, io ho fatto tanti tornei, ma mi ricordo la premiazione non c'era mai nessuno, c'era giusto 5-6 persone a vedere la finale, 10 persone a dittanto. Oggi eravamo tutti a vedere la finale e siamo tutti delle premiazioni, questa è una bella cosa, un applauso a tutti. Allora, ricordatevi, allora, premio Gran Torino non va al primo, al secondo, al terzo, al quarto, va all'ultimo, che oggi è ultimo, domani sarà penultimo, terzo, ultimo, quarto, ultimo e poi primo. Questa è una maglietta disegnata, e questo qui dai ragazzi del Volo alla Libellula. Naturalmente, come è andato il torneo, si darà il vino per dimenticare. Quindi Anselmi Andrea, grande Oh, ma ci assomiglia pure, eh! Ci assomiglia pure! Sì, arriviamo ultimo!
Io sto facendo video, qualcuno faccia una foto. E per il primo posto, adesso ci starà Maria Laura, che... e questo per il secondo posto, quindi i premi, signore mai, sono identici. Quindi per me ci sono stati, allora, il primo Morgan Croce naturalmente per comandata le cose, tecnicamente, però per la lealtà dimostrata da ambedue le parti, signori, ok? Io do due premi uguali al primo e al secondo. Grandi! Prima, allora, però almeno al primo facciamo decidere il colore. Verde speranza o blu? Blu come la maglietta? Blu che è il colore. Blu come la maglietta, dai. Allora, prima premeremo Pagnoli. L'ho notata. Ma colpito. Grande! Foto dei ragazzi, foto! Inondatelo! Grande Augusto, bravo! Grazie. Che gli è andata di culo a lui, l'abbiamo visto tutti. Non c'è scritto secondo, terzo, quarto. È verde come speranza. Poi, signori, abbiamo finito con 20 minuti di ritardo, ma non gli fa niente. Un applauso, non ci avvicino l'applauso, tanto bravino, a Morgan Croce che ci ha onorato la sua presenza e poi ha vinto il torneo, quindi un applauso per... Bravo! Ha cambiato la maglia azzurra con un'altra maglia col Subbuteo Lecce. Grande, oh, Subbuteo Lecce, grande, belli. Parla anche in pugliese ora. Un ultimo applauso a te, Cavallaro. Sì, dai, è vero. Bravo Leo. Grandi Lions, grandi Lions. Adesso facciamo ancora più forte un applauso a Maurizio Cavallaro. Grande. Cosa mi dici? Ne valsa la pena farsi sto culo e andare a giocare con i Lions? Ne valsa assolutamente la pena. Mi sono divertito un sacco, giornatine piene, intense, belle, divertenti. Sono mutistichamente parlando un livello altissimo, devo dire, molto alto. E ho fatto anche l'esperienza, perché nella vita non è una volta, nella vita bisogna provare tutto. Un attimo, state al fuori in altro vita assieme. No, quello del dibattito, che era la mia prima esperienza, di dormire, di giacere con un uomo, l'avevo già fatto in passato, e ci siamo trovati bene. È stato un grande tesoro, comunque è stata una grande bella esperienza, e se sentite tutta la passione di chi ha organizzato e di chi ha partecipato, condividendo e rispondendo alla stessa passione. Un sacco di belle persone, alcune facce note, almeno per me, che sono del mondo old, molte facce nuove, molti amici nuovi, posso dire, e proprio perché grazie al gruppo di Old Lion, e oltre ci ha permesso di incontrarci, veramente. Oltre top, e tutto il gruppo anche top, perché reggere uno come Leo non è facile. Come dicevano noi a Genova, Caterpillar è uno stacca cervelli, perciò bravo, onore al merito, però minimo è venire l'ora. No, tutti, no, davvero, comunque abbiamo rivisto un sacco di persone che non vedevo anch'io da un sacco di tempo. Felicissimo, no, sto bene. Domani lo apprezzerò ancora di più, ci sono dormito, perché ora francamente un po' la stanchezza. Anche, esatto, si sente un po' la stanchezza, penso che negli occhi di tutti c'era. Esatto.
stata una gioia vedere giocare Milic e tutta la gente che poi arriva, ha dimostrato quanto è bello vedere giocare, ho subito anche vedere, cioè giocare, ma quanto è bello vederlo anche solo giocare. Devo dire, bella la sensazione di avere tanta gente che è rimasta a guardare e a volte c'era di molto la partita in silenzio. Sacrale. Assolutamente, sì. Silenzio sacrale. Due grandi giocatori in finale e grandi giocatori anche nelle altre categorie. E anche, come dire, grande persona con cui ho giocato, colui che ha vinto l'ultimo posto, ha vinto il primo dell'ultimo posto, un grande marcatore, una grande persona, è proprio molto simpatico. E veramente un bacio a tutti quanti, un saluto. Presto, e grazie anche a tutto il gruppo di familiari che, come dire, hanno dato una mano, perché la mamma, la moglie, figlie, tutti quelli che sono poi il circuito di gente che ci sopporta quando facciamo questi avvenimenti, devo dire che... Vogliamo ringraziare anche i grigliatori. I grigliatori, assolutamente. Va bene ragazzi, alla prossima, ciao, grazie di tutto, ciao. Un grazie veramente enorme di cuore soprattutto a Leonardo come riferimento e rappresentante di tutto il club di Macerata, a tutte le persone anche nuove che ho conosciuto al torneo, i grandi e vecchi storici giocatori che ci siamo incontrati sul campo, una due giorni veramente bella anche nella parte extra campo, e quindi grazie davvero a tutti per queste due giornate indimenticabili. Ciao ragazzi, due parole di ringraziamento al volo agli amici di Macerata per l'ottima organizzazione e a tutti i partecipanti del torneo Triple XL per la piacevolissima giornata di subunizia. Ci vediamo al prossimo anno, ciao. Mi hai regalato tre giorni di emozioni forti. Grazie Leo, e lunga vita ai Lions. Ciao ragazzi, ciao a tutti, che ve lo dico a fa, grandissima esperienza col gruppo di Macerata. Ci vediamo l'anno prossimo, è stato bellissimo come sempre, non avevo dubbi. Leoni una volta, leoni per sempre. Un saluto a tutti. Ciao a tutti ragazzi, vi volevo ringraziare soprattutto a Leo e i suoi splendidi ragazzi dell'Old Lions per la giornata del 2 giugno al torneo XXXL. Veramente una bellissima manifestazione, anche emozionante per certi versi, quindi sono stato fiero di essere dei vostri e vi giuro non mancherò più a nessuno di questa edizione. Un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Ciao a tutti amici miei, ci vediamo il prossimo anno al trofeo 3XL terza edizione. Ciao, grazie!